Caro Papa Francesco, auguri, auguri per questi 10 anni di servizio alla Chiesa Universale. Le faccio gli auguri a nome di questa Chiesa di Assisi che le vuole tanto bene. Lei ci appartiene doppiamente, per così dire, perché avendo scelto il nome di Francesco, in qualche modo la sentiamo di casa. È venuto tante volte, ma noi non ci accontentiamo, proprio perché questo nome per noi è tanto significativo. E vediamo nel suo stile, nel suo discorso pastorale, nella sua passione ecclesiale, qualcosa che davvero somiglia a quanto Francesco d'Assisi sentì per la Chiesa, mandato a ripararla dal crocifisso di San Damiano. Le parlo da questo luogo che lei conosce, è il Vescovado di Assisi, oggi diventato nelle sue parti più significative santuario della spogliazione insieme con l'antica cattedrale che è qui vicino. Lei ricorderà che la prima volta, quando era già programmato il suo viaggio qui ad Assisi, venni a farle visita e le chiesi di venire in questo luogo. Prima di lei non c'era venuto nessun papa. Lei mi disse: voglio venire perché devo spiegare come la Chiesa si deve spogliare. Da allora fu chiaro che qui dovesse nascere un santuario ed è nato, e sapesse quanta grazia, quante migliaia di pellegrini, quante migliaia di giovani che qui vengono ad ispirarsi a Francesco, alla sua scelta radicale, e vengono anche ad ispirarsi al beato Carlo Acutis, che attira tanti giovani. Le sono grato, Santo Padre, per il bene che ci vuole e per il bene che fa. Preghiamo per lei, le auguriamo di star bene, perché si vede che ha anche qualche motivo di sofferenza, ma chiediamo al Signore tanta grazia per lei e le diciamo ad multos annos, che lei ci possa ancora guidare a lungo sulla strada di Gesù, con la radicalità con cui ha seguito questa strada Francesco d'Assisi, che ci dica ancora a lungo che è Gesù che conta e che Gesù dobbiamo imparare a vederlo dappertutto, ma soprattutto nei poveri. Noi la ascoltiamo, la seguiamo, le vogliamo bene e con la preghiera le diciamo: coraggio, vada avanti, se ha bisogno anche di una parola di incoraggiamento, sa che ha qui dei figli che le vogliono bene. Tanti, tanti auguri, Santità.